cosa fa Fabio alle 3:30 del mattino? Mamma mia, il flashback del Vietnam. È emozionata la mamma di Fabio Di Mauro, l'idea che suo figlio vada in nazionale? Avete già? Umma! Fabio Di Mauro attuale verso Fabio Di Mauro Prime. Si parte per l'aeroporto di Bologna. Più in ansia di quando andiamo alle partite dell'Eurovigo. Adesso non sono in ansia, gioco domani. Triplo 4, 4 e 44 arrivati in aeroporto. Ti piacciono le scale mobili? Ragazzi, siamo atterrati a Valencia, adesso prendiamo il transfer per andare in direzione Alicante. Vediamo, dai, siamo carichi. Ragazzi, siamo arrivati all'hotel di Alicante, davvero bellissimo, con la piscina. Devo dire che ci trattano davvero bene. Niente, adesso tra poco andiamo a mangiare e poi andiamo in camera. Sono con il prof Porrini, camera di classe. Ragazzi, sono le 5, dopo pranzo siamo tutti andati nelle nostre camere a riposarci un po', a rilassarci, e adesso andiamo a fare una passeggiata per prendere un po' d'aria fresca in vista di domani, in cui faremo l'allenamento la mattina e poi il pomeriggio verso le 6 faremo la partita contro la Spagna. Prima volta, però sono buone le sensazioni, non vedo l'ora, davvero sono carico. Per me possiamo far bene, abbiamo una bella squadra e fiducia nei compagni. Sì, ma non mezze, eh? Sì, oh, ma più mezze, oh, ma non mezze, dai, vai, 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 vai. Eccola qua. 4, 1, oh, però c'è una maglia, bene. Su 10. Sta vedendo questa esperienza, bro, racconta un po'. Bene, bene, è un'emozione unica per la maglia da nazionale. Sembra un po' di essere tornati a giocare a calcio seriamente. Sì, sì, il ritiro, lo stare insieme, comunque due giorni insieme, fare rifinitura prima della partita, cioè c'è tutto un po' più serio. In generale la proprio c'è professionalità, c'è voglia di vincere. Però infatti oggi una schiattata oggi. Sì, sì. Crispo, Mauro, gol, terzo uomo. Va bene. La squadra che perde da bere dopo la partita. Troppa tattica, il mister è troppo filosofo. Calcio semplice, come dice il maestro Allegri. Fanno tutti il tipo per loro. Facciamoli male sportivamente parlando. Se c'è da mettere in piedi lo mettiamo. Sempre con massimo rispetto, però. E rappresentiamo l'Italia, meglio. E allora, ragazzi, eccoci finalmente assieme. Questa volta direttamente dalla Ciudad del Fútbol al Juan Fran Arena, che sarà il teatro che vedrà in scena Selección Creadores, ovvero la nazionalità spagnola di creatori di contenuti. Dalla parte opposta, invece, l'Italia Creator. Vediamo le formazioni per i padroni di casa. Recob in porta, difeso da Jonathan e Pollo. A centrocampo, Valenti, Arnau e Xal. E come attaccante, Yo Beti. Per l'Italia invece Fene in porta, difeso da Maui e Carpani. A centrocampo il prof Porrini, a destra Mannucci, a sinistra Fratino e come pivot Crispo. Intanto Lino Di Mameli, l'urlo da parte di Fabio e compagni con un Shalaboom particolarmente coinvolto. Adesso vediamo il 5 con gli avversari per quello che si prospetta essere veramente un big match. Ora la foto di rito prima dell'inizio di questa partita sul punto di battuta Crispo e Fratino, e si parte subito con questa azione da parte del 6 della Spagna che calcia in porta. Bravo Fene al primo pericolo a neutralizzare così il destro di Arnau. Fratino scarica a destra direzione Carpani, che pensa alla conclusione. Il suo destro respinto da Recob. Intanto esercizi di mobilità per Fabio Di Mauro e Berlini. Calcio di punizione in favore degli azzurri con Andrea Fratino sul punto di battuta. Parte il 10 dell'Italia, respinge in bagger ancora una volta il 23 della Spagna. Maui, Porrini,
cerca di inventare gioco l'otto dell'Italia che forza però la verticale, anticipo di Pollo, poi Exhal di fatto restituisce la sfera a Mannucci che crossa al centro, direzione Sergio Cruz, placcato di fatto da Valenti, tutto regolare secondo il direttore di gara, un vero e proprio placcaggio, quasi da wrestling per il 21 della Spagna, tutto regolare però per l'arbitro, intanto lancio lungo del 23 a cercare Iobeti, anticipo secco di Maui, il prof Porrini disegna gioco e intanto si aprono gli spazi per gli azzurri col 9 Simone Crispo servito, messo giù ancora una volta dal 21 della Spagna, ancora una volta è tutto regolare secondo il direttore di gara che era lì a due passi, rivediamo, intervento veramente scomposto. E qui salgono a quota 2 i rigori non concessi per l'Italia. Intanto ci riprova Iobeti. Sfera di facile placcaggio per Fene. Calcio di punizione dove c'è Polotelli sul punto di battuta. Il suo destro di poco alto. Tutto però under control per la squadra di Luca Diddi. Intanto Fabio Di Mauro pronto ad entrare. Lì che scalpita il numero 20. Altro calcio di punizione. Fratino lascia Maui. Il suo sinistro alto sopra la traversa. Fratino da fallo laterale, dentro Sergio Cruz, buono lo stop orientato del 17 che ancora una volta spara troppo alto. Buono però qui lo squillo dell'Italia che sta salendo. Porrini, verticale Sergio Cruz col tacco e arriva il gol ma c'è il fuorigioco. Secondo il direttore di gara, il numero 17 dell'Italia dice fuorigioco a 7. Effettivamente è una regola nuova ed inedita. Ma torniamo in campo perché c'è la Spagna che prova a uscirsene dal pressing degli azzurri con Porrini che si divora Jonathan. Il 26 calcia anche l'8 dell'Italia ma si prosegue per il vantaggio. Fratino, direzione secondo palo, Sergio Cruz ad un passo dal vantaggio l'Italia. Bellissima azione disegnata ancora una volta da Porrini che riconquista un altro pallone. Vuole, ottiene il centro, il suo slalom, fa partire il destro, Reiko! Il calcio d'angolo, vero e proprio miracolo del 23 che sta svolgendo veramente delle parate al di fuori del normale. Applausi anche da parte di Porrini proprio per il portiere della Spagna. Intanto Fratino da calcio d'angolo va a pescare Carpani sul secondo palo col piede destro. Ancora una volta il 23 in camisetta nera che gioca per i padroni di casa a dire di no, che si candida al ruolo di MVP di questo primo tempo. Intanto il cambio, dentro Fabio Di Mauro, fuori Simone Crispo. Intanto proprio il pressing del neoentrato con la 20. Ora la Spagna così e così, Carpani allontana, Fratino domestica questa palla alla perfezione, attenzione al 3 contro 2, si inserisce FDM, preferisce fare tutto da solo Andrea Fratino, peccato, qui forse avrebbe potuto servire anche il neentrato dell'Italia, ma si riparte con Fene che va a direzione Porrini che ha tanto campo, Lotto prova ad accentrarsi, allarga poi a sinistra per Sergio Cruz che cerca sul secondo Fratino, e arriva il vantaggio dell'Italia da parte di Andrea Fratino, un gol voluto e cercato dall'inizio di questa partita, arrivato solamente al minuto numero 25. Rivediamo quanto accaduto. Bellissima la palla di Sergio Cruz Pereira, aveva provato a fare lo scorpione anche FDM, non c'è riuscito, anticipo di Andrea Fratino. Intanto finisce ora il primo tempo sul punteggio di 1-0 per gli azzurri. Adesso vediamo cosa ci aspetterà questa ripresa, una partita a senso unico in questi primi 25, e vediamo come evolverà in questa seconda frazione di gioco con Arnau che pensa e prova il destro, cerca di destabilizzare un Fene fondamentalmente a secco di tiri nel primo tempo e che rilancia subito Fabio Di Mauro che tocca il primo pallone di questa esperienza in nazionale. Il 20 converge verso l'8. Un 8 Andrea Porrini che è stato adocchiato da Jonathan che vuole maggiore attenzione da parte dei compagni. Questa la richiesta nell'intervallo da parte di uno dei giocatori chiave della Selección Creadores. Ed ora possesso tutto azzurro perché non ci sono spazi. Allora Carpani ha bisogno di una soluzione. La trova a sinistra per Berlini che torna dal 4 verticale. Il porro con l'esterno per Sergio Cruz che torna da Porrini. L'Eurogol dell'Italia che vale il raddoppio. Porta la firma di Andrea Porrini, il prof, che fa veramente una giocata pazzesca. Prima con l'esterno della scarpetta destra serve Sergio Cruz che gli dà un pallone coi tempi giusti. È il suo destro. È dritto dritto sotto l'incrocio. Non può nulla. Neanche un super in giornata Reikob, ma si riparte con Schalebum che allontana il traversone messo al centro dalla Spagna, poi tiene anche viva la sfera, Fabio Di Mauro la spegne e fa respirare l'Italia, un'Italia che ora sembra in pieno possesso e dominio del gioco con Carpani che torna sempre da FDM, slalomeggia in mezzo a due, poi in mezzo a tre, va dentro da Porrini, ma viene fischiato il fuorigioco, fuorigioco che generalmente non c'è a 7, ma per questa competizione pare valere. Sergio Cruz, servito da Fabio Di Mauro, prova a tornare dal 20 il 17. Poi Di Mauro riconquista il possesso e ora è un'Italia che sta facendo la voce grossa con Porrini che va da Fabio Di Mauro, abbattuto ancora una volta dal 25. Juan Lu,
Rivediamo anche quello che è successo dal nostro replay. Fallo veramente brutto. Neanche cartellino giallo per il direttore di gara. E ora anche le proteste da parte della panchina azzurra, perché l'arbitro sta rischiando di innervosire terribilmente questa sfida. Ora il cambio. Dentro Gnabry al suo esordio in nazionale. Fuori Fabio Di Mauro, che riceve anche i complimenti da parte di Andrea Fratino. Ma torniamo in campo, perché Berlini rischia terribilmente sulla pressione di Iobeti, che gli sottrae la sfera. Sprint in avanti il 99, toccato dal 7 dell'Italia secondo il direttore di gara. Gnabry, entrato letteralmente da 15 secondi, riceve subito il cartellino giallo, abbastanza generoso visto anche l'intervento che abbiamo potuto apprezzare, passatemi il termine, di Gualù su Fabio Di Mauro pochi istanti fa. Anche rivedendo il replay pare veramente troppo generoso, mentre Sergio Cruz prova a centrare lo specchio della porta e ci riesce, ma non destabilizza Recob, che para facilmente. Carpani cerca Gnabry, anticipo secco da parte di Jonathan, che trova Chico Fitness, che prova ad accendersi e raccentrarsi. Fa fuori Porrini, attenzione ancora al 14. Fratino si mette davanti. Fallo secondo il direttore di gara. E qui veramente diventa clamoroso il metro di giudizio. Ha qualcosa da ridire anche Simone Crispo. Pronto a partire il 6 della Spagna, che accorcia le distanze. Arnau, che fa dunque la rete del 2-1. Su un calcio di punizione discutibile, pareggia comunque la Spagna con la palla che passa sotto le gambe di Carpani. La vede all'ultimo Fene, che nonostante quello fosse il suo palo, fa fatica a intervenire. Sergio Cruz, Chico Fitness, usa le maniere dure, anzi durissime. Poi va a sinistra, dove trova Arnau, che sfida in 1v1 Carpani. La sfera giocata al centro per Jonathan, che si gira e fa la rete del 2-2. Marasma Italia, apoteosi Furie Rosse, che nel giro di pochi istanti riescono ad agguantare gli azzurri. Rivediamo il 26, troppa libertà per potersi girare. Anche un Andrea Fratino non perfetto qui in fase difensiva, ma si riparte proprio col 10 dell'Italia, che dalla bandierina cerca Sergio Cruz Pereira, il suo colpo di testa che forse pizzica anche il palo, ma la sfera poi si perde sul fondo. L'Italia sta però provando a reagire con Maui, che sbaglia tutto. Chico Fitness prova proprio i danni del 92, il dribbling che non riesce per fortuna dell'Italia, che ora deve rimettere le cose a posto. E ora ancora indicazioni da parte di Recob con Fratino, che va a pescare Simone Crispo! La rete del capitano, che riporta più uno gli azzurri. Un gol di vitale importanza, perché ora è un contraccolpo psicologico importante quando ne mancano 7 e mezzo al termine di questa sfida più recupero. E ora c'è anche il cambio. Entra Fabio Di Mauro, mentre rivediamo l'assistenza al bacio di Andrea Fratino alias Profumino per Simone Crispo, che non sbaglia. Il destro da parte della Spagna si perde sul fondo, un brivido, corre lungo la schiena di Fene, mentre Fabio viene già chiamato alla sostituzione dopo 2 minuti e 30 dal suo ingresso. Ma la palla non è uscita, Luca Didi si vuole difendere, Berlini vuole entrare, Fabio Di Mauro dribbla secco, invece Segarra, e poi va al centro direzione Fratino, trattenuta di Senen. Calcio di punizione per l'Italia, ancora il 20, verticale Sergio Cruz, si trovano benissimo il 20, il 17, ancora Di Mauro, sguscia via dentro per Sergio Cruz Pereira, anticipo secco della Spagna, vicinissimo al 4-2 ora la formazione dell'Italia. Porrini dentro Fratino col tacco elegante per Carpani, si aprono gli spazi per il numero 4, che prova la conclusione. Recob non è in vena di fare regali, e allora riparte la Spagna, la palla messa al centro a cercare una soluzione che non arriva, un ping pong, un flipper, ora Valenti così e così. Andrea Fratino recupera, calciato anche da giocatori spagnoli, poi carica il destro, la palla sbanda, ma in ogni caso non si fa cogliere impreparato il 23, poi la sfera non esce, ancora Sergio Cruz, sterzata secca, va da Fratino, il colpo di tacco per il sinistro, Recob in due tempi la tiene lì, e ancora viva la Spagna quando siamo nell'extra time. Rilancio lunghissimo del 23 per Iobeti, che prolunga di testa, Carpani male, la palla è buona per Exhal, ancora Carpani, forse peggio della prima volta, Fene esce a vuoto, la sfera diventa buona per Exhal, pareggio della Spagna nel primo minuto di recupero. Ora anche l'esultanza alla Cristiano Ronaldo per l'otto delle Furie Rosse, che ristabilisce le gerarchie della parità. Non ottima la copertura difensiva di Carpani, poi anche Fene a vuoto, Berlini di fatto gli ostruisce l'intervento. Berlini è entrato proprio poco fa, purtroppo non riesce a difendere come avrebbe voluto l'Italia. Allora si andrà ai calci di rigore, 3 penalty a testa per sancire chi sarà il vincitore quando c'è la stretta di mano tra Polo e Crispo. E ora anche un Simone Crispo che ha qualcosa da dire con il direttore di gara, parole sicuramente poco piacevoli. Dunque primo penalty, parte Fratino col saltino, non va Recob a dirgli di no, a decretare definitivamente la sua giornata super positiva. Secondo rigore, va la Spagna con Jonathan, aveva intuito Fene ma non riesce a parare la palla, veramente tanto angolata.
E ora subito Carpani parte col destro, alta direttamente in curva. E primo match point ora per la Spagna con David che parte, la mette sotto l'incrocio e porta questa vittoria ad Alicante per i suoi. Una partita sciupata malamente per la squadra di Luca Diddi, in totale dominio nel primo tempo, altrettanto nel secondo, ma veramente tante le disattenzioni difensive, la disperazione di FDM con le mani nei capelli. Ma ora noi andiamo ai commenti finali. Ciao ragazzi, sono finalmente ritornato in Italia e quindi voglio dirvi due parole a freddo su quella che è stata questa mia esperienza, sul mio esordio in Nazionale Creators. Ovviamente è stato un onore indossare questa maglia. Per quanto riguarda la partita, ci sono state tantissime critiche sull'arbitraggio che possono essere giuste, però secondo me avremmo potuto fare di più perché eravamo più forti degli avversari a livello individuale e siccome si è visto, però a livello collettivo potevamo fare qualcosa di più e vincere la partita anche contro l'arbitraggio. Magari è mancato un po' l'ultimo passaggio, qualcosina in fase difensiva, in generale un po' la maturità di una squadra, ma è normale, alla fine è stata la prima volta per molti di noi e penso che questa esperienza in Spagna ci possa essere d'aiuto per il futuro, per acquisire questa maturità che un po' ci è mancata e per giocare meglio per le prossime competizioni. Detto questo, ripeto, per me è stato un grandissimo onore far parte della nazionale italiana Creators e spero che anche le prossime volte avrò possibilità di farne parte, magari di dare il mio contributo maggiormente, e spero di essere convocato anche le prossime volte, magari fare qualcosa di più rispetto alla scorsa partita. Detto questo ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, di mettere mi piace, di commentare e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! I can't seem to focus good enough. Nothing's real.